Ormai a tutti voi è evidente che abbiamo diversi schieramenti, una voce a favore della riforma Gelmini e una voce contraria. Una precisazione, nella mia introduzione abbiamo parlato delle norme che investono tutto il campo dell'istruzione, quindi non solo la legge 137 ma la legge 133, perché noi abbiamo alunni che frequentano il quinto anno e quindi sono interessati ai provvedimenti presi dall'attuale governo nei confronti dell'università, e quindi stiamo qui valutando se questi interventi. Sì, ecco, quindi noi stiamo valutando appunto tutto l'arco dell'istruzione dalle scuole elementari fino all'università. Allora, prima di ridare nuovamente la parola ai signori che sono intervenuti, se da voi c'è qualcuno che vuole dei chiarimenti, vuole intervenire, vuole porre una domanda. Gli argomenti trattati sono tanti. Qualche dubbio? Allora, io non mi chiamo, su, no. Ecco, vedo una mano alzata. No. Vuole dire? Vieni avanti. E non possiamo portare il microfono. Sentiamo forse. La possibilità a tutti quelli che negli ultimi anni si sono laureati e magari avevano investito parte della loro vita nella prospettiva di un insegnamento, gli si dice tranquillamente andate a casa, o come si diceva una volta, perdete ogni speranza voi che entrate, quelli che entravano al cimitero. La verità è questa. Per quanto riguarda il tempo pieno avrete grossi dubbi, perché sulla legge non specifica questo. Mi consentirete di dire che la norma è molto chiara e parla di maestro unico e non prevalente, perché il prevalente è quello che prevale su altri. Non possiamo considerare il maestro di religione alla stregua di un altro maestro, perché vuol dire insegna una materia che religione, che sinceramente si potrebbe anche apprendere i catechismi. Vuol dire, questa è la verità di fondo. La verità di fondo è che vorrei in questo senso, anche ha detto l'amico Peppe Carucci, ci divide la fede politica, però voglio dire ci unisce anche una comunanza di vita, per cui voglio dire anche nelle visioni contrapposte vi è la possibilità che vi sia un'amicizia. Noi siamo nel caso tipico in cui non condividiamo praticamente nulla, però siamo amici. Anche sull'idea, voglio dire, che diceva prima che la scuola italiana non è stata mai copiata, però assessore mi consentirai di dire che secondo i dati Oxford, ho detto prima ed eri assente, la scuola primaria italiana, in quel bailam che la scuola italiana, cioè mentre su altre situazioni perde colpi, la scuola primaria italiana, secondo i parametri Oxford, è una delle migliori. Il paradosso è la domanda che il movimento, noi ci poniamo, è come mai si va a colpire qualcosa che sta ai primi posti secondo i dati Oxford? Domanda, quindi non è vero che non vengono intaccati i posti di lavoro. Il signor Carucci. Vabbè, anch'io. Sì.
perché è vero che la scuola elementare è una scuola che in Italia funziona, però è anche vero che è una scuola molto costosa, è una scuola che viene a costare molto. E io non vorrei, Franco, ascolta, fammi completare e poi vedrai che ti tranquillizzi. Non vorrei che tu confondessi il costo con l'eccellenza. Stiamo attenti. Perché l'eccellenza è una cosa, il costo è un'altra. È chiaro che io spendendo tanti soldi posso avere anche il top, però attenzione, con l'eccellenza è un'altra cosa. Bene. Ci sono altri